Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video ragazzi che inizialmente doveva, diciamo, parlare del post partita della gara a cui abbiamo appena assistito. La verità delle cose è che ho deciso di impostarlo in maniera un po' diversa perché non è che a me interessi, vi dico la verità, non mi interessa tanto parlare della partita di stasera perché è una partita per me ininfluente, non me ne è fregato letteralmente nulla, semplicemente perché è l'ultima giornata di campionato e io con la testa sto già alla prossima stagione e in generale agli acquisti che dovremo fare. Quindi essenzialmente credo che questo sia il pensiero della maggior parte delle persone, cioè ci siamo visti la partita, ci siamo divertiti, arrabbiati, tutto quello che volete, ma comunque l'importante adesso è ricominciare in un certo modo. Perché? Vi spiego subito. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Per rimanere aggiornati, mi raccomando ragazzi, questa cosa è importante perché senza campanella non ti arrivano i video, quindi è veramente importante. Io credo che ci sia da fare un discorso molto particolare. Quest'anno la Juventus ha raggiunto probabilmente il minimo sindacale. Il minimo sindacale è la qualificazione in Champions League senza eccessive preoccupazioni. No? Questo è stato chiesto. È stata una stagione deviata fin dall'inizio, questa qui. Tu, fino a 2 giorni dall'inizio della stagione vera e propria, tu sapevi di poter avere lì davanti un alieno che ti garantisse 40 gol a stagione. A un certo punto questo alieno si stanca e se ne va. Si stanca e se ne va e tu ti ritrovi un po' in mezzo a una strada, no? Perché sei costretto a prendere Kane negli ultimi giorni di mercato, perché sei costretto a fare insomma, dei conti, cose varie, e perché sei costretto a giocare essenzialmente con la stessa squadra dell'anno scorso, con Locatelli in più a centrocampo, Kane al posto di Ronaldo e Chiesa fuori per infortunio perché si è fatto male, poi nei mesi successivi poi si è fatto, insomma, ha avuto questo infortunio che l'ha tenuto fuori. Quindi la Juventus è stata una squadra che nella prima parte di stagione ha perso troppi punti, tant'è vero che se tu vai a vedere le statistiche, quindi le pure statistiche, ti rendi conto che la maggior parte dei punti della Juve sono stati persi nella prima parte della stagione. Poi a gennaio la società ha provato sicuramente ad aiutare aggiungendo Vlahovic, Zaccaria, insomma sono stati vari acquisti, ma quando sono arrivati questi giocatori, nonostante il rendimento dei punti medi a partita si sia alzato, la Juve ha fatto insomma, una marea di punti nella seconda parte della stagione rispetto alla prima, comunque la Juve non ne ha fatti così tanti da poter ambire allo scudetto. Penso che tutto parte in realtà dalla gara con l'Inter a Torino. Se la Juve vince quella, avrebbe, secondo me, se la Juve avesse vinto quella, avrebbe potuto ambire allo scudetto vero e proprio, con un po' di fortuna. Con quella sconfitta lì, tu hai, tra virgolette, chiuso il discorso. Sconfitta arrivata in maniera controversa. Ora, l'anno prossimo sarà diverso, perché l'anno prossimo l'ambizione è vincere. Quest'anno ci sono stati tanti, tanti problemi, si sono evidenziati tutti i limiti della rosa che penso ne parliamo da una vita. E i primi due colpacci della Juventus, che dovrebbero essere Pogba e Di Maria, sono due grandi colpacci che ti fanno capire in che modo sta lavorando la dirigenza. So che qualcuno li contesta, sinceramente opinioni loro non mi interessa, però io ritengo che Pogba e Di Maria siano due giocatori che alla Juve possano dare veramente tanto. Innanzitutto tu non ci hai mai più avuto un centrocampista forte come Pogba da quando l'hai venduto. Mai, non ce l'hai mai avuto. Mai, mai, mai. Hai sempre preso centrocampisti inferiori che non hanno mai avuto un impatto all'interno del tuo modo di giocare. Sempre preso gente meno forte. Quindi dal momento in cui hai l'opportunità di prenderlo, tra l'altro in un momento della carriera in cui non ha 50 anni ma ne ha 29, secondo me puoi ambire sicuramente a qualcosa di più. Puoi ambire sicuramente ad un centrocampo migliore, nonostante il solo Pogba non possa rappresentare oggi l'unico giocatore da prendere a centrocampo. Ne serve almeno un altro. E quello è chiaro. Però il fatto che possa tornare, che abbia anteposto, se vogliamo, il discorso economico, perdonatemi, il discorso relativo al progetto, al discorso economico, sicuramente ci dice parecchio. E poi ovviamente c'è il discorso relativo a Di Maria. Di Maria è un giocatore, ve l'ho già detto oggi, 34 anni, tutto quello che volete, ma contestarlo è veramente da pazzi. Cioè, stiamo contestando Di Maria, noi abbiamo giocato fino a ieri con gente che è improponibile, veramente.
È un discorso a medio termine, breve termine, perché comunque un giocatore che viene qui solamente per andare a posizionarsi in quel biennio, poi la Juve farà un colpaccio importante là davanti nei prossimi anni. Quindi è un giocatore che tu attualmente devi prendere perché è l'usato sicuro ed è un giocatore che attualmente a te serve perché fa parte di quel gruppo di giocatori che non perde, che non riesce a calare, è un giocatore che non cala. Quindi è un giocatore che essenzialmente, per quanto mi riguarda, vale veramente molto. E poi c'è il discorso relativo ovviamente al resto del mercato. Io credo che arriva bene che Rubini quest'anno abbiano osservato bene quali sono le lacune principali di questa squadra. 3 anni, tre allenatori diversi hanno trovato le stesse difficoltà. La Juventus è una squadra che ha bisogno di almeno due centrocampisti, di cui uno davanti alla difesa e l'altra una mezzala. La Juventus ha bisogno di uno alla destra. La Juventus ha bisogno di un vice Vlahovic, che sicuramente, ragazzi, non potrà essere né Ken né Morata perché non so se verranno riscattati. La Juve ha bisogno di un difensore centrale giovane perché Bonucci ha 35 anni e purtroppo ha avuto problemi fisici che potrebbero far sì che venga tenuto fuori. Serve uno di buona caratura e poi la Juventus ovviamente ha bisogno di un terzino sinistro. Tutto questo deve essere fatto da arriva bene Cherubini in maniera ovviamente rapida e intelligente. Vedendo come si stanno comportando, mi porta, insomma, vedendo come si stanno comportando, mi ispirano fiducia. Anzi, no, voglio proprio fidarmi un pochino di quello che faranno e poi valuteremo giustamente quello che abbiamo visto. Poi, nel senso, valuteremo poi quello che ci sarà in campo. Poi l'importante adesso, ragazzi, è prendere la squadra e cercare di portarla ad un livello che sia quello della Juve. Niente di più, niente di meno. Perdonate, ragazzi, l'abbassamento di voce. Perché certamente sono anni che ormai la Juventus non è più ai suoi livelli. Né a livello di rosa, né a livello di mentalità, né a livello di individualità. Quindi se la Juventus deve fare qualcosa, lo deve fare con orgoglio. E secondo me questa sorta di, oserei dire, prepotenza con cui l'arriva bene sta lavorando, cioè della serie se fa le mie condizioni o non si fa, fa bene alla squadra. Perché vuol dire che abbiamo almeno una dirigenza che mette le cose in chiaro. Nel bene e nel male, mettere le cose in chiaro. Preferisco avere una dirigenza così che una come quella che c'era con Paratici negli ultimi 2 anni, dove praticamente chiunque ci metteva i piedi in testa per non dire altro. Onestamente parlando, preferisco questo modus operandi che sinceramente mi fa pensare. È pulita, una dirigenza adesso pulita nell'esecuzione dei colpi. È una dirigenza che deve cercare di essere comunque negativa nell'approccio, nel senso deve andare a muso duro, deve cercare appunto di fare la differenza. Fatemi sapere nei commenti.